Ciao a tutti ragazzi e ragazze, eccomi di nuovo qui con un'altra recensione, questa volta di un libro tutto made in Italy. Infatti, come potete vedere alle mie spalle la copertina, Mille anni che sto qui di Mariolina Venezia. Allora, questo libro mi è stato regalato, è veramente stato molto piacevole leggerlo. Perché adesso vi dico brevemente la trama, ovviamente senza fare spoiler. Ci tengo a dire che questo libro ha vinto il premio Campiello nel 2007 ed è il secondo racconto di questa scrittrice, perché nel 1998 ha scritto una raccolta di poesie. E adesso diciamo si è cimentata in questa storia tutta italiana, italianissimissima, proprio con il cuore al sud. Proprio perché diciamo, tutte le vicissitudini di questa famiglia Falcone si svolgono a Grottole, che è un paesino in provincia di Matera, quindi nella splendida Basilicata, che un giorno piacerebbe molto visitare. E perché mi ha colpito? Mi ha colpito tantissimo. Proprio per come viene raccontata. Infatti, durante lo svolgimento di questa storia, che parte dal capostipite. Diciamo dal capostipite Francesco per poi arrivare all'ultima arrivata, diciamo che è Gioia, che raccoglie questo immenso patrimonio. È proprio una bellissima vicenda, proprio perché questa famiglia ne passa tantissime: l'emigrazione, la guerra, la politica, quindi il partito fascista e il partito opposito, la fame, quindi dalla ricchezza alla povertà, ecco, passando di generazione in generazione, dove l'albero genealogico è ricchissimo. Ecco, quindi ovviamente ne sono tantissime di personaggi e io vi consiglio, se lo leggete, di appuntarvi. Io a qualcuno me ne sono appuntato perché ha molto colpito, perché tutti i personaggi sono ben definiti e poi da contorno ce ne sono ovviamente tanti altri, ecco. Però io alcuni me li sono segnati proprio perché così me li ricordavo meglio, perché come vi ripeto ne sono veramente tanti. Ecco, in pratica una storia semplice. Tutte queste vicissitudini di questa famiglia, appunto, che nell'arco di tanti anni, perché proprio si parte dagli anni 50, ecco, per poi arrivare a Gioia, che è una delle ultime arrivate in famiglia, che ha questo bagaglio culturale che appunto si porta dietro, tramandato da generazione in generazione. Io ovviamente mi sono appuntata un po' di cose da dirvi, perché non voglio perdere nulla da dire, appunto non voglio lasciare niente non detto, anche perché ci tengo a dirvi che veramente è un libro scritto in una maniera veramente bella. Si legge scorrevole, si legge benissimo e proprio si passa, diciamo, dalla tenerezza di alcune situazioni alla crudeltà di quella realtà che la famiglia sta vivendo, perché come vi ho detto prima, tra la povertà e la fame, poi l'emigrazione, si va nel nuovo mondo per cercare qualcosa, oppure si va anche verso il nord che promette, diciamo, più possibilità di lavoro, offre molto di più. Ed è bello perché mi sono affezionata a molti personaggi, soprattutto, come ho detto prima, a Francesco, che è il capostipite, e a Gioia, perché diciamo sono un po' più principali, ben delineati e ben caratterizzati. Questo libro mi è stato regalato quest'estate e l'ho letto veramente. A parte il libricino è piccolo, dopo sotto vi scrivo quante pagine ha, il prezzo, edito da Einaudi. E la copertina è bellissima, perché veramente mi ha colpito molto in bianco e nero questa ragazzina e vicino a questa nonna, perché infatti nella trama c'è sia la nonna che le racconta tutte le storie, ecco, veramente la storia della famiglia ovviamente, veramente molto appassionante, una scrittura delicata che però il bello di questo libro è che mi ha trasmesso tutto ciò che c'era scritto lì, i suoni, i colori, gli odori, le atmosfere, era come se io le stessi vivendo in quel momento. Quindi è stata veramente una scoperta piacevolissima. Io ringrazio la persona che me l'ha regalato, perché veramente una famiglia fantastica, mi ha fatto questo pensierino. E io poi sapete, ormai i libri li stramo, quindi qualsiasi regalo fatto in libri per me andate sul sicurissimo. E ecco, quindi veramente è stata bella veramente, perché la storia ti trasmette quelle tradizioni, quei valori legati alla famiglia che soprattutto nel sud, come ben sapete, sono importantissime, ecco. L'inizio è veramente stupendo, ricco di descrizioni. Il finale mi è piaciuto,
piaciuto, però ho avvertito un leggero cambio di scrittura che mi ha lasciato un po' così, però veramente per fortuna non è cambiato tanto da non farmelo piacere più come all'inizio. Ho letto molti pareri su Anobi e concordo con tante persone che dicono che il finale è veramente diverso. Se un attimo un po' ha cambiato tono, ha cambiato proprio modo di scrittura, tanto che le persone sono un attimo rimaste un po' perplesse, ecco. Io ve lo segnalo questo libro, ci tengo a dirvelo proprio veramente, perché leggetelo, perché scoprite una parte del sud della nostra amata terra che è l'Italia, che è bellissima ovunque, centro, nord e sud, veramente stupenda. È un sud ricco di veramente di sorprese. C'è questa famiglia protagonista che appunto abita a Grottole. Già il nome mi fa anche sorridere, è bello questo paesino, mi piacerebbe un giorno visitarlo. E felice che abbia vinto il premio Campiello 2007, proprio perché veramente secondo me se l'ha meritato alla grande la scrittrice, veramente brava, per essere il suo primo romanzo, tanto di cappello. E infatti vi dico, oggi avevo voglia di parlarvi di un libro tutto made in Italy. Mi sono un attimo un po' spostata dai vari libri fantasy che ho recensito fino adesso e volevo parlarvi di questa scoperta italiana. E un altro libro che ci tengo a segnalarvi è quello di Maria Pia Veladiano, La vita accanto, e trovate la mia recensione sul canale delle Creature della Notte. Quindi se voi andate sul loro canale troverete la mia recensione. Dopo io sotto, se volete, vi lascio il link nella descrizione, perché sono due libri made in Italy che veramente due scrittrici fantastiche che hanno da insegnare tantissimo, soprattutto quello di Maria Pia Veladiano. E dopo, se sentirete, ascolterete la mia recensione, scoprirete anche il perché. Ma anche questo ha molto da insegnare, proprio i legami della famiglia, i valori importantissimi nella vita di ognuno di noi, che appunto qui, ecco, vengono messi un po' in attesa, perché c'è la guerra, vengono sollecitati, ecco, sono mille situazioni diverse che fanno da contorno a questa famiglia che appunto se ne parla da generazione in generazione, tant'è che se voi le prendete la prima pagina c'è un piccolo albero genealogico abbozzato con i due nomi dei capostipiti e le varie frecce che si dilagano sotto, proprio che partono da sotto per poi arrivare via via a Gioia, che è appunto questo bagaglio culturale, questa sapienza, questa ricchezza della sua famiglia tramandata sia a livello monetario, dopo ecco ovviamente anche la situazione economica cambia, è diversa, eccetera. Ecco, quindi veramente ci tengo a dire che questo libro io l'ho trovato uno scrigno ma ricco veramente di ricordi, di valori. Ecco, una cosa che mi ha colpito bellissimo, veramente il legame della famiglia, come ci tengono al sud e come spero sia ovunque ovviamente, proprio tutto al sud, che è molto molto importante, ecco, tenuto a cuore come è giusto che sia. Io vi segnalo questo libro, se vi va leggetelo, se l'avete letto fatemi sapere cosa ne pensate, eh. Io sono molto curiosa di sapere i vostri pareri e niente, ci tenevo così semplicemente a parlarvi di un libro made in Italy che vale veramente la pena di leggerlo a mio parere. E dopo questa recensione farò anche un video acquisti, quindi lo posterò a breve sul mio canale. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, spero vi sia piaciuta la mia recensione. Vi dico, io oltre a dirvi la trama, senza spoiler ovviamente, ci tengo a dirvi le mie impressioni, cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto. Sappiate che questo libro è molto descrittivo, veramente tanto descrittivo, però è bello proprio perché è come se stai lì. È meraviglioso, cioè i suoni, gli odori, le atmosfere, veramente io ero come se stessi lì. E finendolo mi è dispiaciuto perché mi mancava la famiglia Falcone. Ecco, proprio il bello dei libri secondo me è che quando li chiudi, li finisci a leggere, ti devono lasciare un vuoto. Quello è un buon libro secondo me, ti lasciano un vuoto, ti manca, vorresti che non fosse mai finito e che potresti continuare a leggere ancora le avventure di questa famiglia. Però veramente è un bellissimo ricordo che mi ha lasciato questo libro, sono molto molto contenta di averlo letto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, perché siete veramente in tanti a iscrivermi e a visualizzare i miei video, veramente grazie di cuore. A breve ci sarà quest'altro mio video sugli acquisti e poi ovviamente tantissime altre recensioni che farò in questi giorni. Ovviamente ci sarà anche quella del Seggio Vacante di J.K. Rowling. Poi la Biblioteca Perduta dell'Alchimista, in collaborazione col gruppo Creatore della Notte di YouTube. Quindi ecco, tantissime novità, tantissime recensioni
E nel prossimo video che acquisti che farò vi segnalo anche alcune novità appena uscite in libreria. Io vi ringrazio di cuore e ci vediamo prestissimo. Seguitemi e buona lettura a tutti. Ciao a tutti!